Allora, ciao a tutti, scusate il capello, ma ormai vabbè, lo sapete, faccio i video in qualsiasi condizione, mi venga voglia, sto vedendo Inter Milan. Cazzo, stava segnando l'Inter. Detto ciò, vedendo la partita mi sono ricordato che ho un canale che parla di calcio e quindi mi è venuta voglia di fare questo video in cui parliamo di Accardi. Chi è Accardi? Direttore sportivo dell'Empoli che quest'anno ha scoperto il mondo, ha scoperto talentini, in un anno ha scoperto più talenti lui che tutti i direttori sportivi della Serie A messi insieme. Quindi, perché dobbiamo parlare di Accardi? Perché Giuntoli è quasi certo ormai che andrà alla Juve. E dico io, mannaggia la miseria, sta Juve, nonostante le stagioni pessime, rimane una squadra capace di portarsi dalla sua chi cazzo vuole, però va bene. La Juve fa una grande mossa, Giuntoli fa un'ottima scelta perché onestamente il secondo anno di fila a Napoli è difficile vincere, però c'è da dire che Giuntoli è stato a Napoli per 8 anni e non ha mai vinto granché, quindi non è che sia un cacciatore di vittorie, diciamo questo, però è un ottimo DS assolutamente, soprattutto per la Juve se vuole ripartire e fare il progetto da capo. Agli Juventini dico minchia, avete fatto una grande scelta. Sicuramente meglio di, come si chiama? Mio Dio, quello là che ce l'aveva sempre con Dybala. Non voglio dire una puttanata, arriva bene, si chiama, non voglio dire una puttanata, però sicuramente meglio di lui. Detto ciò, al posto di Giuntoli di Napoli adesso chi prende? Accardi, appunto, dall'Empoli. Allora, niente, potrei già finire il video qua, ho già detto cosa ne penso, per me è un gran DS Accardi, voi calcolate che deve comunque anche lui maturare, però ragazzi, questo cosa deve maturare? Ha letteralmente scoperto talenti, fatto fare una stagione assurda all'Empoli con i suoi colpi, un DS che sa lavorare anche in prestito da quello che abbiamo visto, perché ovviamente quando lavori a Empoli, queste squadre piccole devi lavorare in prestito, però ragazzi, il Napoli con l'Empoli c'è sempre avuto questo fil rouge, no? Basti pensare che il capitano del Napoli, Di Lorenzo, fu preso proprio dall'Empoli. In realtà mezza rosa del Napoli è stata presa dall'Empoli, eh? Spalletti allenava l'Empoli, Zielinski cresciuto nell'Empoli, Madonna, ne posso tirare fuori altri, ma al momento Mario Rui, Empoli. Forse anche non voglio dire una puttanata, anche Berezinski forse ha fatto un passaggio all'Empoli, non voglio dire una stupidaggine, però il Napoli con l'Empoli c'ha questo rapporto proprio d'amore, no? Che poi se ci facciamo caso Napoli e Empoli sono le uniche due squadre azzurre in tutta Italia e hanno questa sorta di collaborazione, un po' come Juve e Sassuolo che si fanno le cose tra di loro, Napoli e Empoli così. E quindi per me ha senso andare a prendere Accardi, calcoliamo poi che Giuntoli fu preso, che era DS del Carpi. Quindi capite che in realtà a livello di prospettive Accardi parte già con delle prospettive migliori del buon Giuntoli, che comunque ha fatto secondo me un'ottima cosa, ha fatto dei grandi colpi Giuntoli, non ultimi quest'anno, prendendo Kvaratskhelia, prendendo Raspadori, insomma, è uno che sa il fatto suo. Non fosse che De Laurentiis ha messo parecchie limitazioni a molte cose che Giuntoli poteva fare. Praticamente, De Laurentiis è uno che vuole comandare, diciamo, nelle gerarchie. Però, Giuntoli, dai, nonostante ciò, ha fatto grandi cose. Io sono assolutamente soddisfatto di quello che ha fatto. Per me, è un grande, uno di noi. Pazzesco, non lo ritengo neanche un tradimento questo fatto di andare alla Juve, non lo dico perché quest'anno abbiamo vinto lo scudetto, ma perché effettivamente al momento è l'unica società che veramente avrebbe bisogno di uno come Giuntoli e può prenderlo e allora se lo vado a prendere. Detto ciò, con Accardi poi è chiaro che deve ripartire il progetto a livello di direttore sportivo, però vabbè, però secondo me veramente è la migliore scelta che il Napoli può fare. Andare su uno un po' troppo facoltoso secondo me non fa bene. Abbiamo visto cosa fanno questi personaggi col Napoli. Diciamo che Ancelotti era allenatore, quindi è un'altra cosa. Però Ancelotti, secondo me, se il Napoli va a prendere, che ne so, il direttore sportivo del Barcellona, quello viene qua e fa disastri, ve lo dico. Meglio prendere uno che si sappia fare il culo
e a Napoli possa lavorare in maniera seria come lav ha lavorato ad Empoli. Quindi veramente questo serve. Per me può andare bene, tra l'altro è giovane, Accardi, quindi relativamente giovane, mi sembra bello fresco. Io penso che va bene, cioè ormai mi fido di De Laurentiis. So che a questo punto può essere un po' paraculo dire mi fido di De Laurentiis, perché sembra un po' come quando vince qualsiasi cosa faccio ci va bene, quando perde no, però vi devo dire che in questi ultimi anni sono state troppe le volte in cui De Laurentiis ha preso una scelta, io non ero iniziale, non mi piaceva e poi sono stato smentito, quindi a questo che cosa stanno facendo? A questo giro veramente vi dico, va bene, mi fido di te Aurelio, fai quello che devi. E niente, poi sto sentendo già dei bei nomi accostati al Napoli, Kamada, Pulisic. Così. Vabbè, noi comunque ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, come lasciate like, ditemi cosa ne pensate di Accardi e ciao a tutti.